Processione, preghiere e raccoglimento per chiedere l'intercessione divina affinché il cielo regali un po' di acqua e di refrigerio. La festa in onore di San Vincenzo, patrono degli agricoltori e dei muratori, nell'antica Pieve si è trasformata in una vera e propria festa, con tante persone di diverse nazionalità e provenienze che si sono date appuntamento a Cagnano, un borgo sul crinale dell'Appennino al confine con i comuni di Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina e la vicina Toscana. Complimenti a tutti coloro che ci hanno lavorato, qui c'è il presidente ovviamente, e in qualche modo rappresenta e testimonia la realtà di questo territorio, da una parte le proprie origini, perché alcuni dei presenti so che sono originari in qualche modo di questi territori, ma dall'altro è anche scoprire le bellezze del nostro territorio. L'antica Pieve ora è una chiesa ricostruita e restaurata dall'Istituto Diocesano dopo i terremoti che si sono succeduti. Dunque, tanta gente del posto, ma anche inglesi, belgi ed olandesi, che hanno acquistato e rimesso a posto ruderi e case coloniche, amministratori pubblici, rappresentanti della secolare confraternita di Cagnano, che hanno sfidato le temperature tropicali ed accolto di buon grado l'invito del locale Proloco, Astucci Celle Cagnano, con in testa il presidente Federico Smacchia, il vice Andrea Baldicchi e il parroco Don Giorgio Mariotti. Un invito a ritrovarsi insieme nel giorno delle celebrazioni di San Vincenzo, per festeggiare come si faceva una volta e chiedere la grazia per l'agricoltura in sofferenza a causa del clima avverso. Dopo anni di stop imposti dalla pandemia, uno storico abitante del luogo, Andrea Giogli, si è fatto promotore insieme a Sergio Bambagiotti, noto imprenditore e rappresentante nazionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, di coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore le sorti e la tutela e la valorizzazione di uno dei borghi più suggestivi dell'Alta Valle del Tevere. Tanto tempo che siamo fermi qui a Cagnano perché c'è stato il Covid, c'è stata la pandemia. Nel frattempo un gruppo di volontari si sono dati da fare per rimettere a posto Cagnano, il piazzale, la stagionata qui. Quindi Cagnano sindaco sta ritornando ai vecchi splendori e quindi oggi volevamo fare questa inaugurazione, volevamo che la tua presenza era dopo necessaria e per un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato è stato fatto del volontariato qui per ridare lo splendore a questo borghino, a questo paesino.